Buonasera, benvenuti a Foyer. Questa sera andiamo al Fringe Festival. Fringe Festival che caratterizzerà le notti di San Lorenzo, di Villa Mercede, fino al prossimo 13 luglio. E allora io presento subito i nostri ospiti. Benvenuto a Daniele Parisi e a Davide Ambrogi. Ciao. Allora Davide, partiamo da te, sei proprio il direttore artistico di questo festival, aprici a questo mondo particolare, no? Un mondo comunque strettamente legato al teatro. Certo, si tratta di un festival totalmente autoprodotto da 72 compagnie provenienti dall'Italia e dal resto del mondo, perché abbiamo anche 8 compagnie internazionali, dalla Francia, dagli Stati Uniti, dall'Olanda, quindi tanto per dire alcuni paesi, e, dove se, e ogni sera queste 72 compagnie riempiranno il cartellone con ben 9 spettacoli differenti a sera, questo per 5 settimane. Quindi all'interno di Villa Mercede a San Lorenzo ci sarà questo, come lo chiamiamo, un parco del teatro, perché effettivamente entrando in questo parco, durante l'entrata al parco è libera, uno troverà un mercatino artigianale bio molto molto carino e 3 differenti palchi, sui quali in 3 differenti fasce orarie si alterneranno 9 spettacoli differenti a sera, quindi come una multisala. Questa Ma del teatro. volta si parla di teatro, insomma, Questa non volta di si parla di cinema. teatro. Daniele, tu sarai in scena, allora raccontaci il tuo spettacolo, però poi avrai anche un ruolo, no, per quanto riguarda il concorso. Sì, lo spettacolo che porto in scena è uno spettacolo fuori concorso, chiaramente. E, perché occupandomi della sezione stand-up comedian sarebbe stato un po' strano, insomma, gareggiare con gli altri spettacoli. È uno spettacolo che starà in scena domani sera e dopodomani ancora. È un one-man show, assolutamente. Mi piace definirlo comico grottesco, in cui presento dei personaggi, tutto è abbastanza legato, la tematica è molto forte perché parliamo di malasanità, È un argomento purtroppo sempre d'attualità. sì. E quindi è una sorta di bestiario di umanità che si presentano con le loro difficoltà, con la loro disperazione. Però è visto in una chiave, in certi momenti anche nonsense, dissacratoria, insomma. Il pubblico si diverte molto. Poi possiamo dirlo, questo hai preso spunto dalla realtà, no? Sì, no, Tutto è nato tutto. da una Sì. vicenda che ti ha toccato personalmente. Ma sì, ma insomma, come ti dicevo, tutto è nato anche un po' da un incontro diretto sul campo, cioè stare 12 ore in un pronto soccorso romano ti porta a delle riflessioni comunque. Davide, solo teatro indipendente, insomma, è questa la caratteristica del Fringe Festival che nasce addirittura, se non ricordo male, nel 1947 a Sì. Edimburgo e poi è arrivato a Roma. Sì, Insomma, è importante in questo periodo storico in cui è difficile fare cultura, fare teatro. certo. Diciamo che le compagnie sono queste compagnie che danno vita al Fringe a Roma sono un buon esempio per tutti perché fanno vedere come si può autoprodurre e proporre spettacoli belli anche da soli. E il Fringe è proprio questo, un motto potrebbe essere l'unione fa la forza. È così, è nato a Edimburgo nel 1947, dove 8 compagnie, vedendosi rifiutate dal festival nazionale, hanno deciso di farselo per conto proprio. E da lì è andata avanti e ora si contano oltre 200 edizioni del Fringe Festival sparsi per il mondo, per le maggiori capitali culturali mondiali. A Roma mancava, 3 anni fa siamo riusciti a ottenere il marchio e portarlo qua. Quali sono i generi che verranno toccati da queste varie compagnie? La, Sono diversi, eh sì, no? la cosa bella è che appunto ci sarà teatro a 360 gradi, dal teatro più classico fino all'improvvisazione teatrale, dal teatro canzone alla commedia, al teatro sociale, ai monologhi, fino appunto, quest'anno ci sarà una nuova categoria di cui si occupa Daniele, che sarà la categoria stand-up comedy. Ogni sabato sera 3 artisti daranno vita a questa categoria nata in America. Che poi è molto semplice, è un comico davanti a un microfono con una comicità. Vuoi spiegarla a te? Sì, no, molto semplicemente c'è un attore
un microfono, il pubblico, battute. È un monologo a tutti gli effetti, non c'è il personaggio, non c'è filtro, quindi è un attore completamente a nudo, possiamo dire, Penso che sia molto importante in questo senso il rapporto, no, che poi si instaura con il no? pubblico, Certamente, no, ovviamente, è no, proprio certamente, sì. centrale nella performance. Sì. È una cosa che è arrivata in Italia, forse l'ha portata Daniele Luttazzi, pensiamo, no? In America ormai è completamente sdoganato, insomma, il David Letterman Show, no? Pensiamo a David Letterman, ecco, quel tipo di comicità lì, no? Di battute, anche molto, insomma, contro la società, Senza politicamente scorrette, insomma, censure, senza diciamo. censura, ecco, Okay. sì. Daniele, quanto sono importanti questi spazi culturali, questi appuntamenti, insomma, per un giovane artista? Ma io credo che sia fondamentale perché la forza di uno spettacolo è proprio il crescere di replica in replica. Quindi quando c'è una possibilità come questa, come quella del Fringe, di confrontarsi con il pubblico che poi neanche ti conosce, perché spesso la cosa bella di Villa Merced è proprio questa, il pubblico entra e sceglie la sera stessa come un multisala, appunto, lo spettacolo che magari più gli interessa. E questa è una grandissima possibilità per un artista alle prime armi, che magari non ha un pubblico, ma anche per chi ce l'ha, insomma, per allargare quello che già ha, insomma. Teatro, ma non solo, no, Davide? Perché ci saranno anche spazi per bambini, Sì, sì, sì. se non ricordo male, no? Ci Fate proprio dei sono. laboratori. Sì, ci sono. E mercato è questo vitale, mercato bio, e poi spazio ai mondiali, ovviamente, no? Perché le sere saranno sere calde da Sì, questo punto sì, di sì, sì, sì. vista. Noi sì, ci saranno due incontri settimanali con il teatro ragazzi, teatro per bambini, anche perché là c'è un'area giochi che attiva tutto l'anno, quindi i bambini ci sono. E, il mercatino io l'ho visto anche ieri sera e sono orgoglioso perché è veramente forse uno dei più bei mercati artigianali che ci sono ora in questo periodo a Roma. Proprio bello anche anche dai prodotti anche alimentari, c'è cioè veramente una grande scelta. Sarò, il primo cliente sarò io probabilmente nei prossimi giorni. Disinteressato, oltre, forse, verrà. E poi sì, i mondiali che naturalmente non possiamo non tenerne conto e quindi quando ci sarà l'Italia non si faranno spettacoli teatrali, si faranno prima o dopo, ma non durante. E trasmetteremo i mondiali con proiezioni, insomma, con maxischermi. Quindi il calcio come traino per il teatro, insomma, perché no? No, Perché no? Sì, Daniele. no, perché no? Il teatro in qualche modo è un momento di unione anche con la società, no? E quindi se pensiamo al teatro greco, no? Il momento dell'agorà, la piazza. Il calcio è inevitabilmente i mondiali, quindi sono senz'altro un momento importante della società, quindi perché non inserirlo all'interno del Fringe Festival? Perché no? Davide, qual è lo slogan di quest'anno? Cioè, siamo alla terza edizione a Sì. Roma, no? Che è un piccolo record, se Sì, vogliamo. decisamente. Ci abbiamo pensato tanto, no? Perché lo slogan serve. Abbiamo deciso hashtag, perché Ormai, ormai sì, di è moda. dovere, oltre il teatro, ma non per dire che siamo superiori al teatro o al teatro più consono, è che veramente al Fringe vedi quello che c'è dietro, vedi la passione, vedi la genuinità delle produzioni teatrali, perché appunto i budget sono ridotti in questo tipo di spettacolo, spettacolo diciamo chiamato off. Sono anche perché sono autoprodotti, quindi Sì, gioco forza, la maggior insomma. parte sì, hanno piccole produzioni, quindi riesci a vedere proprio la passione che c'è dietro questi artisti. Daniele, in questo senso è anche importante per voi artisti ritrovarvi in una kermesse del genere, magari, no? Perché no, scambiare esperienze. Sì, conta moltissimo anche, sembra una stupidità, ma anche la vicinanza, no? Il fatto che c'è un palco vicino a un altro, no? Alla fine di uno spettacolo, l'incontro, un luogo dove scambiarsi anche impressioni, insomma, è costruttivo. Molti artisti vedo che cominciano già a legare, che parlano di quello che sarà, tu quanto pubblico avevi, io quanto ce ne ho, com'è Magari andato lo nascono spettacolo. prodotti culturali, così progetti culturali. Sì. Ma perché no? No? La nascita anche delle possibili collaborazioni, insomma.
Un dato su cui vorrei tornare, Davide, è quello legato all'offerta, no? Nove spettacoli ogni sera, quindi chi viene a Villa Mercedes sa che può Può scegliere, e per il scegliere, teatro è una novità perché sì. oggettivamente non esistono molte sale, no? Sì, no, che poi appunto questi 9 spettacoli ogni sera sono diversi, perché ce ne sono 72 per quanto riguarda gli spettacoli in gara, perché appunto poi il migliore, votato sia dal pubblico che dalla giuria di qualità, andrà a rappresentare l'Italia a New York, al Fringe di New York City. E poi ci sono anche degli ospiti internazionali, quindi arriviamo a un numero vicino ai 90, insomma, per quanto riguarda gli spettacoli. Avere 9 spettacoli differenti sera dopo sera, tra cui poter scegliere lo spettacolo che è più ideale, è un bel risultato anche proprio Quali per sono gli quanto riguarda gli spettatori. appuntamenti più attesi, diciamo così? Più attesi, possiamo citare quelli del sabato sera che sono a ingresso gratuito, gli altri spettacoli costano 5 euro, che è veramente un prezzo decisamente popolare. E invece, proprio per attrarre l'attenzione su queste giovani compagnie o comunque queste coraggiose compagnie, magari non manco tanto giovani, ma fatte comunque di professionisti coraggiosi, è il fatto degli spettacoli del sabato sera. Sabato sera offriremo magari personaggi più conosciuti al grande pubblico, appunto c'è stato Diego Bianchi qualche giorno fa, ci sarà Andrea Rivera sabato prossimo, poi Johnny Palomba, anche andando a prendere da personaggi appunto televisivi o del web come Johnny Palomba, insomma andando anche a cercare Variare l'offerta. variare l'offerta, sì, e quelli sono appuntamenti con il pubblico gratuiti proprio per far sì che poi una volta conosciuto il Fringe possano anche conoscere il resto del cartellone durante la settimana. Daniele, tu quando sarai in scena? Io sarò in scena ancora domani sera alle 23:30 L'avevi detto, giusto? e Ricordiamolo però, sì, perché no. così. Vabbè, il 10 alle 23:30 e l'11 alle 20:30. Palco A, lo spettacolo si intitola A Bocca e Tabac. Vuoi invitare il pubblico, insomma, perché va visto questo spettacolo? Lo spettacolo l'ho visto, è uno spettacolo meraviglioso, un capolavoro. Posso aggiungere, veramente uno dei migliori spettacoli comici che abbia visto negli ultimi anni, e io giro parecchio sia all'Italia che all'estero. Allora, in bocca al lupo, insomma, per il tuo spettacolo, ovviamente per il Fringe Festival, nella speranza, insomma, di vedervi qui anche il prossimo anno e parlare magari di un rilancio, perché no, del teatro, che è sempre importante. Grazie a Davide Ambrogi, grazie a Daniele Grazie Parisi, è tutto per quanto ci riguarda. Dopo la pubblicità, tutte le notizie del calcio con Calcio News.